Sicuramente Vescovo Eugenio, Don Eugenio non ci ha mai ridotto ai nostri bisogni, ecco, nel rapporto con lui, nel vivere con lui, era attentissimo al nostro bisogno, anche ai nostri bisogni, ma appunto ci aiutava ad affrontarli senza ridurci ad essi, no? Senza pensare che quello era la parola definitiva sulla nostra vita, soprattutto quando il nostro bisogno era una mancanza, era un'immaturità, era una fragilità anche. E penso questo veniva anche proprio dal fatto che lui, la risposta al bisogno, cioè a Dio che risponde al nostro bisogno, o l'amore, e anche il bisogno di essere amati dagli altri, anche l'altro che risponde al tuo bisogno. Ecco, questo era sempre più importante come dire, del bisogno, che è un po' il pretesto che Dio magari utilizza per attirarci a Lui. Cioè, come dire che il prossimo è il prossimo, cioè nel senso è il samaritano che aiuta, non Il tanto quello prossimo che... è qualcuno, no? È proprio, appunto mi colpisce quando dice, per esempio, quando mi scriveva, che governare, essere vescovo non vuol dire fare delle cose, ma essere qualcuno, no? Per cui anche il pastore, che non è chiamato semplicemente a rispondere a dei bisogni, a delle necessità, a delle sfide, ma è chiamato ad essere qualcuno che è presente, e per il fatto stesso che è presente risponde al bisogno, no? È la risposta adeguata, cioè la vera risposta adeguata non è tanto quello che si fa, quel che si dice, ma esserci, no? Offrire una compagnia, una comunione, e questo l'ha sempre fatto con noi. Una caratteristica di Don Eugenio era quello di essere con le persone, non era vescovo padre spirituale. Sì, non riduceva mai il rapporto, il compito a quel che il compito comportava, ma proprio all'esserci, no? Alla compagnia che questo comportava. Per cui era sempre un rapporto personale, come al seguito di Gesù, che in fondo anche quando Gesù era con la folla non era mai, cioè era sempre qualcuno con qualcuno, non era, era sempre in comunione con le persone, no? Per cui. E questo gli dava a Gesù questa sensibilità di scorgere nella folla anche quell'unica persona che, come Zaccheo, che aveva bisogno proprio di uno sguardo solo per lui, no? E questo nel Vescovo Eugenio l'abbiamo sempre visto. Nella tua esperienza di monaco, cosa significa proclamare la carità come esperienza di sovrabbondanza, quindi come esperienza che supera, il bisogno? Ma direi che nella vita monastica cristiana c'è la dimensione comunitaria, che almeno nella vita monastica benedettina, che è un continuo richiamo a mai vivere la ricerca di Dio come una questione prettamente individuale, no? Proprio per cui anche il Dio che cerchi è sempre cercato dentro la ricerca di una comunione con i fratelli, con la comunità. San Benedetto termina la sua regola dicendo che di preferire assolutamente Cristo, che ci conduca tutti insieme alla vita eterna, no? Per cui non è mai una ricerca di una salvezza solo per sé, ma proprio una salvezza in comunione, una salvezza con gli altri, no? E questo è la carità, in fondo, che la mia ricerca di Dio, la ricerca della risposta al mio bisogno di senso, di pienezza, di soddisfazione totale del mio cuore, che è solo Dio, non è possibile senza una ricerca di fraternità, di comunione. E questo rende vero e reale la ricerca di Dio, no? E questo penso il grande carisma di San Benedetto, ma il carisma cristiano tout court, che la vita comunitaria, l'amore ai fratelli, rende reale, concreto, tutto ciò che è spirituale, tutta la ricerca di Dio, l'amore di Dio, il rapporto con Dio. Il Vescovo Corecco ha sempre messo al centro della sua esperienza la conversione, però in un certo senso la conversione non è mai un'esperienza ascetica, non è mai una cosa, anzi c'è quasi un rischio, no? Se la conversione è un'esperienza di radicalità come di diventare santi per qualcosa, come se la santità fosse uno strumento, no? È vero, ho sempre visto in lui questa
ricerca di conversione come verità della ricerca di pienezza, no? Di vita, o come la verità della ricerca della felicità. Uno non può dire che cerca la felicità veramente fino in fondo se non cerca di cambiare, se non è disposto a cambiare, a fare un cammino, no? E questo è come dire, rende vero la ricerca della felicità. Se uno non è aperto a un cambiamento, alla grazia del cambiamento, perché poi la conversione è una grazia, è un dono che chiediamo a Dio, non è uno sforzo che sappiamo benissimo che non riusciamo a cambiarci da noi stessi, no? Quando San Pietro, dice a Gesù, ma chi mai potrà salvarsi se bisogna abbandonare tutte le proprie ricchezze per seguirti? E lui dice, impossibile all'uomo, ma tutto è possibile a Dio, quindi la conversione è quel cambiamento che Dio rende possibile, che però a cui l'uomo però deve consentire, deve desiderarlo. E penso che è importante richiamare questo perché oggi si ha come l'impressione che si vuole la felicità senza dover cambiare, no? Senza dover accogliere questa grazia di cambiare la propria vita, di cambiare le proprie scelte, di accettare che dobbiamo cambiare. Per progredire dobbiamo cambiare, per camminare dobbiamo cambiare, e questa libertà in fondo rispetto a quello che si è ora, alla situazione in cui mi trovo ora, nel Vescovo Eugenio l'ho sempre vista, cioè per cui era un uomo sempre in cammino, no? Come sempre disposto a lasciarsi cambiare. Beh, questo si è visto particolarmente nella sua malattia, io credo, Sì, direi che lo si vedeva anche prima, ma in fondo la malattia ci ha fatto capire che c'era anche prima, cioè perché la malattia è un cambiamento che potrebbe sembrare una violenza, no? Perché la malattia stessa cambia la vita totalmente, no? Mi ricordo, ormai mi rendo conto, non sarà più come prima, no? Già appunto dal punto di vista fisico qualcuno capisce che la sua vita cambia in un modo radicale e in un certo senso violento, no? Come un'imposizione, e rendersi conto che attraverso questo cambiamento che si sente come un'ingerenza, una violenza sulla vita, accorgersi che è una grazia, che è un cambiamento che fa parte anche di quel dono che Dio ci fa della conversione verso una pienezza di vita, è proprio la grazia che ci ha testimoniato Lui. È per questo che poi, come dire, quando ci ha testimoniato che una circostanza così dolorosa e drammatica, uno può abbandonarsi ad essa, può accettarla e dire è una grazia, no? è un Questa è. percorso però che si fa, non è che uno ci Sì, arriva così. non era all'inizio, uno sente solo la violenza di queste esperienze, poi adagio adagio si accorge, magari vedendo anche gli effetti positivi su di sé e sugli altri che questa circostanza crea, si accorge che cresce dentro questa circostanza e che è una grazia, no? Mi viene in mente un testo del Vangelo in cui Gesù dice a Pietro: quando eri giovane andavi dove volevi, quando sarai vecchio qualcun altro ti porterà dove non vuoi. No? Il vescovo Corecco lo diceva, no? Che in fondo l'obbedienza è una delle qualità più importanti della vita cristiana. Sì, lui appunto mi aveva scritto una volta appunto che si rendeva conto che in fondo lui aveva, in fondo durante la sua vita, in un certo senso aveva sempre fatto un po' quel che voleva, in un certo senso che, vabbè, anche quando doveva chiedere il permesso per certe cose, però diceva un'obbedienza abbastanza esterna, ecco, che non. E poi credo che proprio attraverso, ma già in fondo, accettando la lezione, la nomina episcopale, accettando tutte le circostanze che questo cambiamento nella sua vita e poi dopo la malattia, ha capito che proprio che l'obbedienza era proprio qualcosa che ti prende la vita e ti porta là dove in fondo non vorresti andare, ma dove scopri, la grazia di appartenere a Cristo in modo più profondo e più vero. Abbiamo rivisto con piacere questa testimonianza di Padre Mauro che ricorda il Vescovo Eugenio Corecco oggi a 20 anni dalla sua morte. Mi piacerebbe con te, Cristina, ricordarlo per un aspetto che, a parte gli addetti ai lavori, poco è conosciuto ed è il suo apporto scientifico. Lui è un canonista. Ed è stato importante nel diritto canonico. Vorrei provare con te a raccontare un po' al nostro pubblico quanto in fondo quest'uomo che aveva una capacità
di rapporti umani straordinaria, nello stesso tempo era poi un intellettuale anche lì straordinario. Esattamente, un intellettuale che ha dato un grandissimo contributo al diritto canonico, un diritto canonico a cui lui è arrivato anche un po', fra virgolette, per caso, perché dopo la licenza alla Gregoriana e un piccolo periodo di attività pastorale, proprio casualmente è arrivato a Monaco, voleva continuare i suoi studi, è stato indirizzato verso Monaco, a Monaco dove c'era una scuola di diritto canonico particolarmente importante e significativa, quella diretta dal professor Klaus Mörsdorf, una scuola che indagava in quel momento sui fondamenti del diritto canonico partendo da una prospettiva diversa rispetto alla scuola più classica, che si era fatto romana e quella di Pamplona. Certo. Don Libero Gerosa, che è stato molto vicino al vescovo Eugenio, lo sentiamo. Eugenio Corecco a Monaco, dove sei stato anche tu, un piccolo ricordo in fondo di quegli anni. Presso quelle suore hanno abitato assieme, facendo anche un po' di vita comune, quattro dei più grandi canonisti del secolo scorso, a cavallo fra i 60 e 70. No, come mai tutte e quattro si sono accorti della assoluta genialità del loro maestro Klaus Mörsdorf? Evidentemente lui era un puro accademico, non era come Eugenio, anche pastore, eccetera, così, ma lui ha avuto un'intuizione assolutamente geniale nel spiegare il fondamento del diritto canonico, facendosi capire sia dai cristiani che dai non cristiani. Cioè, ha scelto due elementi che sono oggi diffusissimi, la parola e il segno, cioè alla base di tutti, anche di tutti i nuovi grandi mezzi di comunicazione sociale, no? Si lavora con dei segni, icone, no? O anche con la parola. E questo genio di Klaus Mörsdorf ha detto: attraverso la parola e attraverso il segno, in tutte le culture umane si sono sempre prodotte relazioni giuridiche. Poi dobbiamo pensare che Eugenio ha avuto l'ardire, è stato il primo canonista nella storia a osare a mettere in questione la definizione di legge data da San Tommaso d'Aquino. Io mi ricordo che la Frankfurter Allgemeine, uno dei giornali principali della Germania, quando lui aveva fatto questo intervento al congresso di Pamplona, ha intitolato la seconda pagina del giornale, in titoli cubitali, dicendo che ce n'è arrivato uno che ha rovesciato, no, dalla testa ai piedi il diritto canonico. No? Von dem Kopf auf den Fuß gestellt. Ecco, già il fatto che una Frankfurter Allgemeine si interessa della cosa così strettamente per addetti ai lavori e poi faccia commenti di questo tipo la dice lunga. Lui semplicemente ha detto: per San Tommaso, per tutte le leggi, l'elemento fondamentale è la ragione. Una legge che non è razionale non è legge. Eugenio ha detto: sì, è vero, ma se la legge è per la Chiesa, ci deve essere anche la coniugazione della ragione con la fede. No, perché altrimenti la legge della Chiesa non si distingue dalla legge dello Stato. E nella legge della Chiesa vale innanzitutto la legge della grazia, dell'amore, del perdono. Ecco, certo. Questo è stato la grande novità che lui ha introdotto ancora prima della promulgazione del nuovo codice e che ha dato l'avvio a questo rinnovamento del metodo di lavoro della scienza canonica, che è stato fatto proprio da Giovanni Paolo II, ampliandolo con la sua grande cultura antropologica, con la sua mistica, con la sua capacità di vedere oltre le apparenze. Io oserei dire che poi Eugenio ha superato il maestro, no? E d'altra parte quello che lui ha fatto è ancora molto da scoprire e da approfondire. Il nostro vescovo Eugenio sembra che abbia rovesciato il diritto canonico e quello che si era pensato prima. Ha osato. Ma ha osato perché la scuola di Mörsdorf, che era la scuola da cui lui proveniva, gli aveva già fornito una notevole base per poter osare, perché appunto a Monaco si studiava la fondazione teologica del diritto canonico, dunque
collocare il diritto canonico, dare al diritto canonico un'anima, questa anima era quella della teologia. Da qui appunto l'approfondimento successivo che Eugenio ha fatto attraverso una serie di scritti e che lo ha portato appunto a Pamplona a uscire con questa espressione, con queste affermazioni rivoluzionarie, no? Quello che è interessante è che poi questo lavoro comunque è proseguito dopo Pamplona ed è diventato un lavoro successivo che poi è stato accolto e recepito non soltanto a livello della canonistica mondiale, ma poi anche nel nuovo codice di diritto canonico promulgato nel 1983 da Giovanni Paolo II. Correcco e altri canonisti reagirono alla stesura alla prima stesura che venne appunto inviata in fase appunto di verifica, di studio, proprio perché si volevano consultare degli esperti, reagì e scrisse le sue osservazioni a Roma, e fu così che Giovanni Paolo II lo chiamò poi a lavorare in una commissione stretta di esperti e lì conobbe strettamente Giovanni Paolo II, poté discorrere con lui e molte, diciamo, delle questioni che Correcco sollevò vennero poi integrate e accolte nel nuovo codice di diritto canonico. Diciamo che un elemento molto importante in tutto questo discorso e che non va mai tralasciato, perché Correcco stesso ne ha dato testimonianza e anche i suoi amici che con lui poi negli anni hanno lavorato, quale il cardinale Angelo Scola, è che questa visione teologica che vuole in fondo che le strutture della Chiesa, perché il diritto canonico si occupa in fondo di regolare le strutture della Chiesa, il rapporto tra i fedeli, la gerarchia ecclesiale, eccetera, le strutture della Chiesa non possono essere regolate esclusivamente fondandosi su leggi che hanno la loro origine, il loro fondamento nel diritto civile, nel diritto positivo, ma su un altro principio, o diciamo insieme a un altro principio, esattamente questo, insieme a un altro principio. Qual è questo principio? Il principio in cui vive e si muove la Chiesa, la comunione. La Chiesa è un mistero di comunione. Ho chiesto proprio a proposito della comunio a Don Libero Gerosa, lo ascoltiamo. Diciamo che comunque la parola comunione è una parola chiave dell'insegnamento di Eugenio Correcco, ma lo è perché è la parola chiave anche della sua vita. Oggi c'è un po' un'inflazione, no? Di la Chiesa come comunione, la Chiesa come comunità, quasi che questo saltasse la libertà della persona. Tu che hai conosciuto profondamente da vicino Eugenio, sapevi che, certo, ti invogliava sempre a vivere una profonda amicizia, una profonda compagnia e comunità, ma sollecitando la tua libertà, anzi valorizzandola fino in fondo. Era l'unico che io avevo visto che, no, io voglio che il tizio venga e stia qui con noi perché la pensa diversamente da noi. I grandi educatori, come Monsignor Luigi Susani, come Monsignor Eugenio Correcco, hanno sempre invitato il giovane, il ragazzo o la ragazza a sbattere il naso contro la realtà e a partire da questo incontro-scontro con la realtà, tirar fuori il giudizio di fede grazie alla compagnia con fratelli e sorelle che hanno fatto un cammino più grande nella fede. Evidentemente questo l'ha portato poi a dire in termini molto precisi, anche formalmente precisi, che la comunione è, adesso devo usare una parola difficile, l'oggetto formale della scienza canonica. Cioè è lì che il diritto canonico come scienza deve piegarsi, cioè capire che cos'è che fa nascere questa realtà che noi chiamiamo comunione, che non è semplicemente frutto di un fenomeno biologico, ma è frutto della grazia e della fede. E da lì si arriva ancora alla definizione di legge del diritto canonico. L'esperienza di comunione in Monsignor Correcco fondamentalmente è stata l'esperienza del movimento di comunione e liberazione che ha incontrato alla fine circa degli anni 60, inizio anni 70. Incontrando Don Giussani. Proprio qui colse quanto la Chiesa come mistero di comunione fosse qualcosa di molto tangibile e concreto.
questa esperienza pratica, esperienza concreta, esperienza di vita, di amicizia, chiamiamola così, incontrò gli studi che lui aveva fatto con Mörsdorf e stava facendo con Mörsdorf, ecco. Che appunto fondava la teologia del diritto sulla parola e il sacramento, che sono i due elementi in fondo che alimentano e danno vita alla comunità cristiana. Quindi tutto questo contribuì a far sì che Corecco progressivamente approfondisse questa fondazione del diritto proprio nell'ordine della categoria della communio, no? Sì. Questa comunione. Dunque, fondamentale in lui non furono solo gli studi, ma gli studi e l'esperienza di vita. E questo è tipico, se vogliamo, dei grandi nella storia della Chiesa, perché i padri della Chiesa che hanno fatto progredire la teologia cattolica non sono mai soltanto stati uomini di studio, ma sempre uomini che hanno messo in fondo il loro studio alla prova e all'incontro della realtà concreta, della realtà della comunità cristiana con cui vivevano o della comunità cristiana con cui vivevano che stava in rapporto al mondo. Quindi lui si è in fondo inserito come un po' tutti gli uomini aperti al mistero di Dio, che fanno teologia aprendosi al mistero di Dio dentro la Chiesa, no? Si è inserito in questa scuola, in questa tradizione, in questo cammino, no? E così ha potuto dare il suo contributo al diritto canonico. Stavo pensando, visto che siamo proprio sotto questo tabellone che riporta un'affermazione di Corecco che ha cambiato completamente il lavoro di Caritas Ticino, proprio il metodo di lavoro e di intervento, no? E che noi abbiamo ritenuto assolutamente geniale, perché vuol dire spostare completamente l'attenzione dal bisogno alle risorse, cioè la persona, come lui diceva, è molto più del suo bisogno e quindi non può essere definita da una mancanza. Ecco, mi dicevo, in fondo questa persona di Airolo, quindi un uomo di montagna, che scende dalla montagna, ha delle intuizioni così incredibili, per cui sul diritto canonico rovescia tutto, e in fondo nel nostro piccolo, su una linea di intervento sociale di fronte a tutte le sfide del welfare, questo personaggio riesce a dire: no, non è così che dovete procedere, è in un altro modo, no? È incredibile. Ma è incredibile, ma è in effetti una caratteristica, un tratto degli uomini di Dio. Vediamo poi bene che questo discorso che stiamo facendo noi magari lo collochiamo nel passato, ma ad esempio sulla questione appunto di nuovo del diritto canonico, quello che Corecco ha studiato sulla sinodalità, messo a tema sulla sinodalità, sulla collegialità nella Chiesa, in un certo senso gli studi di Corecco sono stati certamente importanti per l'epoca, hanno avuto una ricezione significativa nel codice di diritto canonico. Oggi se ne vede anche l'aspetto molto pratico in questa nuova fase della Chiesa Cattolica, dove la Chiesa Cattolica veramente sta concretamente sperimentando la collegialità.